Eccoci qua amici, torno finalmente live dopo un'assenza probabilmente ingiustificata dal canale, ma ne vale la pena. Perché ne vale la pena? Non tanto aspettare una live piuttosto di un'altra, ma vale la pena di prendere parola quando le cose interessano realmente, quando se ne può parlare con competenza e cognizione di causa. Questo è il mio personalissimo incipit per rinvitarvi all'interno di questo canale, di queste in realtà piattaforme, perché poi avete visto, adesso abbiamo cominciato a postarle sui diversi spazi in modo tale che le diverse generazioni possano andare a confrontarsi anche sugli argomenti che andiamo a toccare. Non uso un plurale maiestatis, ma parlo per due, perché con me, come sapete, all'interno di questo format c'è Ted B. Eccolo qua, ciao Marco. Grande Andre, bella lì, grazie come sempre dell'invito, tutto a posto? Molto bene, molto bene. Come accennavo, è importante prendere parola quando le cose si conoscono bene. E in realtà poi abbiamo visto sicuramente dal punto di vista delle produzioni delle diverse piattaforme, da un Netflix, Amazon Prime, eccetera, che ancora oggi, nonostante ci sia la voglia di scoprire nuova musica, di condividere, di diffondere nuove culture, l'effetto nostalgia dannazione è ancora qualcosa di terribilmente radicato nella cultura e nei mass media italiani. Ma perché dico questo? In realtà lo dico col sorriso sulle labbra, perché oggi stiamo per parlare, per fare una sorta di piazza aperta su quello che è un disco di 14 anni fa, che usciva esattamente 14 anni fa e che ti vede coinvolto. Però è vero, l'effetto nostalgia, se pensi che l'ultima puntata di Rap Talks era legata ai 25 anni di Così Com'è, degli Articolo 31, un po' ci spaventa. Ovviamente siamo ultra consci, potremmo parlarvi dell'ultimo di Fibra, potremmo parlarvi di un sacco di cose meravigliose che sono uscite nel rap italiano nell'ultimo periodo, però i dischi restano, questi dischi che ci vengono consegnati in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, restano? Era la domanda che ci stavamo facendo, Marco, prima di entrare in live, giusto? Esattamente, esattamente. E guarda, io per quanto, ricollegandomi un po' alla tua splendida introduzione, per quanto io sono d'animo anche abbastanza nostalgico, ma secondo me era abbastanza ovvio, essendo cresciuto con la musica di Max Pezzali, tra gli altri, che ha fatto comunque della nostalgia un marchio di fabbrica. E tra l'altro, a breve, adesso non l'ho ancora pubblicamente rivelato il titolo del mio prossimo album che uscirà a breve, ma in qualche modo già dal titolo proprio richiama alla nostalgia. Presto lo saprete. Quindi, pur con questa premessa, a me piace comunque pensare, ma in realtà non è che piace pensare a livello di speranza, sono comunque convinto che anche il presente ci sta dando, il recente passato ci ha offerto dei prodotti che poi resteranno, come tu giustamente dicevi, magari nel mentre non ce ne rendiamo conto, ma poi guardando le cose a posteriori è così, ed è così anche per la produzione discografica post 2010 o anche 2020, ecco, ne sono comunque abbastanza sicuro, ecco. Per quanto riguarda l'incipit di questa nostra live, parti da un filo prima, possiamo tranquillamente raccontarlo. Volevamo provare a mettere a confronto due realtà, complice sicuramente l'uscita del documentario The Boys su Amazon Prime legato al Truce Clan. Lì mi si è accesa una scintilla, no? E ho detto, ci sono state delle crew importantissime nella storia del rap italiano che, a seconda della città di provenienza, hanno formato diciamo 2/3 pubblici di base. Il mondo, ne parlavo con un amico romagnolo, il mondo Truce Clan ha caratterizzato il centro e sud Italia sicuramente, oltre che ovviamente la città di Roma, con quello che era il suo movimento, le sue grafiche, la sua cultura, il suo mondo. Più o meno, poi qui mi andrai a correggere sicuramente tu, Marco,
si stava assistendo allo stesso tipo di movimento a Milano, Milano città che comunque aveva già dato prima del collettivo della Dogo Gang, perché questi sono i protagonisti della nostra live. Ci aveva dato tantissime in realtà di crew e ne avevamo anche già parlato durante le nostre live, così come Roma esisteva ovviamente molto prima a livello artistico di rap, prima del Truce Clan. Però in quegli anni, diciamo che i due pesi delle due gang, se vogliamo usare questo termine, italiane che pesavano e che costruivano l'ascolto dei futuri appassionati di musica rap erano fondamentalmente queste, con un sacco di differenze, ma anche con un sacco di punti in comune. Facciamo una chiusa che ovviamente va a mettere nel cassetto il documentario sovraccitato. In Dope Boys c'è la testimonianza di Guè Pequeno, ovviamente, che parla con entusiasmo di quello che era l'esperienza Truce Clan. Ovviamente, vedendo quella produzione, ha detto: aspetta un attimo, andiamo a raccontare quello che era il fenomeno Dogo Gang. Lo facciamo ovviamente con uno dei protagonisti, quindi con il mio amico Marco. Secondo te, che hai vissuto proprio quegli anni, la bilancia si equilibrava in questa maniera o era semplicemente un percepito che magari ci siamo costruiti a posteriori? No, no, sono assolutamente d'accordo, ma adesso non so, anche qui non so dirti se io già me ne rendevo conto ai tempi o probabilmente ne ho avuto contezza, consapevolezza a posteriori, ma certamente guardando, ecco, proprio il documentario sul Truce Clan, mi sono reso conto di una grande affinità che c'era tra questi due collettivi, che poi tra l'altro non peraltro si è anche risolta in frequenti collaborazioni tra i due gruppi, che era il fatto che da una parte appunto a Milano, da una parte dall'altra a Roma, venivano fuori queste due realtà, queste crew che in qualche modo aprivano l'hip hop sia con contaminazioni, ma soprattutto si rivolgevano ad un pubblico che non era più semplicemente quello dell'hip hop, permettimi l'espressione molto facile, vecchia scuola, capito? Quello delle quattro discipline, quello duro e puro, capito? Ma per la prima volta a Roma, vuoi un po', lo si vede nel documentario, tutta quella iconografia, anche molto metal, no? Tu mi puoi capire, o comunque anche loro pescavano tantissimo dal mondo dei rave, eccetera. A Milano, invece, tutto il mondo, potremmo dire, degli zarri, che in qualche modo trovava. Era molto florido a Milano in quegli anni e che trovava nei Club Dogo un punto di riferimento, era qualcosa che appunto pur mantenendo la credibilità comunque di strada, per certi versi underground ancora, che aveva l'hip hop, comunque lo apriva a una platea di gente che fino allora probabilmente non aveva mai incontrato il rap, e che comunque non era quella dei localini di Corso Como a Milano o dei Parioli di Roma, ma era gente vera, gente autentica, che trovava prima in dei gruppi e poi in un genere qualcosa che li rappresentasse a livello musicale. E quindi secondo me quella è il grande punto di contatto tra i due gruppi e ciò che in qualche modo segna la storia, ecco. Assolutamente d'accordo. Citi giustamente l'iconografia e il mondo metal per quanto riguarda il Truce Clan. Qui le citazioni per il disco che poi stiamo andando a presentare, non abbiamo ancora detto, ma ovviamente è nel sottopancia. Benvenuti nella giungla. Citazione da un lato i Guns N' Roses, dall'altro una citazione cinematografica sicuramente altissima. Partiamo da lì. Tu che sei dentro e che eri soprattutto nelle fasi di costruzione di questo importantissimo mixtape, e anche lì poi andremo a sottolineare il termine e l'utilizzo di questo termine per quanto riguarda Benvenuti nella giungla, il titolo perché lo ha creato stava più dalla parte dei Guns N' Roses, stava più dalla parte invece della citazione cinematografica.
Allora, guarda, intanto partiamo confesso una certa, una verità, ecco, sarò molto sincero. Io per ovvie ragioni di quel periodo molto spesso ho anche una memoria parecchio nebulosa, perché erano anni di grande locura per me e per tutto il gruppo. Quindi io nel risponderti a questa domanda dovrei andare un po' più per intuizione. E ti dico che sicuramente, comunque, se si può dire, diciamo, non tanto magari la direzione artistica, ma sicuramente la mente che dietro a tanti lavori di quell'epoca e dietro anche a questo era sicuramente Guè. E penso che lui, credo che abbia sempre avuto, tra l'altro, una certa, adesso non vorrei dire cazzate, ma sicuramente la grande cultura cinematografica, ma lui ha una grande ammirazione per i Guns, quindi probabilmente il riferimento effettivamente poteva essere, se mi chiedi del titolo, quello, cioè, ma lo farei a mo' di, come dire, intuizione, perché onestamente questa è una cosa che non ricordo. Quello che ricordo molto, molto più chiaramente è che il periodo in cui Benvenuti nella giungla esce era un periodo molto particolare per i Club Dogo, che se non ricordo male uscivano fuori dal disco quello che avevano fatto con Virgin, dove c'era dentro Mi hanno detto che la vita è una puttana, e prima invece di quello che secondo me è il disco ancora migliore dei Club Dogo, che è Dogocrazia. Ed erano in quel periodo di transizione in cui sostanzialmente non mi ricordo se non avevano un deal discografico o stavano transitando da Virgin a Universal. Adesso non mi ricordo, però paradossalmente era un periodo, cioè, non sfortunato, perché si Club Dogo, di fatto, secondo me, la loro carriera è stata sempre in perenne ascesa. Non hanno mai avuto dei momenti difficili sul piano della popolarità. Forse, ecco, era uno di quei periodi in cui, discograficamente parlando, il rap e di conseguenza anche i Club Dogo forse non erano più coperti, più con le spalle coperte, ecco, mettiamola così. E quindi Benvenuti alla giungla, quel mixtape, quell'album si inserisce in quel periodo lì. Tra l'altro, io adesso non si vede, ma qui dietro le spalle ho il flyer della serata di presentazione di Benvenuti alla giungla del 22 aprile del 2008, e mi cade l'occhio. In quella serata di presentazione del disco, proprio da Flyer, era presentato in esclusiva, neanche nominandolo, il nuovo singolo di Marracash, che il nuovo singolo di Marracash era Bada Boom Cha Cha, che da lì a qualche mese avrebbe proprio lanciato, sarebbe diventata, quella diventò una hit, un tormentone estivo. Quindi questo mi ricordo comunque, mi ricordo poco, ma mi ricordo chiaramente altre cose, che era un periodo comunque molto particolare e comunque essenzialmente molto, molto creativo, dove sicuramente poi mi ricordo certe porzioni, appunto, di serate al Berlin. Secondo me, la mente dietro tutto questo progetto, che evidentemente si è rivelata vincente, era stata, come al solito, principal, più degli altri, più di tutti noi altri, diciamo, senza dubbio, Guè. Ecco, siamo nel 2008, 28 marzo 2008, quindi oggi a 14 anni di distanza. Riprendiamo in mano questo disco che io comprai da Move Out, se non sbaglio, Eh quindi sì, che in ci Ian fe Fossey. bravo, mi stai bravo. Se mi dai degli input, mi sblocchi continuamente dei ricordi, come si dice oggi. Io mi ricordo che ci fu anche una presentazione del disco da Move Out. Un banale. Ai tempi non c'erano neanche firmacopie, cioè c'era proprio Emi lo zio che arrivava col Viano, scendevano tutti, e mi ricordo proprio la via bloccata da una marea di gente, foto. E quindi una delle prime volte in cui vedevo, capito, si percepiva comunque che stava nascendo qualcosa, perché poi Move Out, tu lo sai bene, ma lo diciamo per chi non lo sa, non lo ricorda, era questo negozio di abbigliamento e di dischi dove, peraltro, per un certo periodo ha lavorato anche Don Joe dei Club Dogo.
forse tra l'altro ai tempi ci lavorava ancora, però non mi ricordo, che si trovava all'inizio di Via Anfossi, giusto? Proprio, Esatto, sì. esattamente, ed era ai tempi, cioè alla fine ai tempi, prima ancora c'era stato, c'era Via De Amicis, però era uno comunque dei, tutti i dischi pop comunque si trovavano quasi solo ed esclusivamente lì, ecco. Sì, poi era un negozio, permetteteci questa digressione, era un negozio comunque che ragionava sul rap di metà anni 2000, cioè non eravamo più con gigantesco affetto, ricordiamo gli amici di WAG, però non era più quel rap derivante esclusivamente dal copycat americano. Qui avevamo e cominciavamo a condividere il nuovo modo di fare rap, il nuovo modo del rapper anche di porsi, no? Nei confronti del suo pubblico, anche banalmente a livello estetico. Dischi sotto, c'era la zona sotto e in parte una zona sopra legata alla discografia, e lì io acquistai questa copia di Benvenuti nella giungla che ho conservato gelosamente, marcata Universal, perché uscì appunto per Universal. Una delle cose, questa forse non te la ricordi, divertente, che ho ritrovato oggi aprendo il CD, erano le magliette che poi volendo potevi acquistare o andando da Move Out o andando online, tipo t-shirt Panetta. Questa io me l'ero Come abbastanza no? dimenticata. Sì, adesso qualcosa. Sì, assolutamente. E tra l'altro, se non sbaglio, l'artwork di quel disco l'avevamo girato. Quello credo che ci sia ancora al Luna Park, in quello che c'è dietro Linate, sostanzialmente. Quindi tutte le foto Certo. interne credo che siano Pungible, Sì. autoscontri, eccetera, eccetera, eccetera. Esatto, esattamente, esattamente. Sì. Con anche il presidente Francone, nostro vicino Con di casa. Allora, entriamo in questo contesto. Innanzitutto prova a raccontarmi tu come sei stato coinvolto in quella che tra l'altro poi per tua stessa missione diventerà una traccia gigantesca croce delizia della tua carriera. assolutamente sì, nel senso che io allora mi ricordo che quando, allora il pezzo, io praticamente sono all'interno di questo, io adesso ho davanti la tracklist, sono in Benvenuti nella giungla sostanzialmente in due tracce. L'in di Se due, perché possiamo dire insomma che Benvenuti nella giungla aveva avuto per certi versi un precedente, in un qualche modo, che era Roccia Music, altro lavoro storico. Lì invece era più una curatela, diciamo, di Marra, che era anche molto più presente, però in qualche modo, ed era anche più nazionale, perché non era ristretto alla crew, ma c'erano anche interventi di vari rapper, varie crew, non necessariamente di Milano, però anche l'ultima traccia di Roccia Music mi ricordo che era una sorta, appunto anche qui, di marcetta, un post track, non saprei come definire, dove praticamente una alla volta reppavamo tutti, e sostanzialmente è quello che poi viene rifatto nell'intro, dove sono presente anch'io. In questo caso, rispetto a Roccia Music, c'era anche Montenero, perché nel frattempo era entrato nella crew. Quindi sono dentro in Godogo Drama e soprattutto nella controversa, direi, giorno sacro. Io mi ricordo che, allora, Croce Delizia, sì, perché giustamente tu l'hai definita Croce Delizia, nel senso che ovviamente questo è un brano che non rinnego, però è anche chiaro che data, come dire, il grande clamore, il grande successo di questo lavoro, magari molti che hanno sentito questo disco hanno fermato la loro conoscenza a Ted B, a quei tempi probabilmente era ancora Ted Bundy, a giorno sacro. E quindi diciamo che sì, ci sta, perché ovviamente, se qualcuno ti dice che una roba che hai fatto è bella, ti fa sempre piacere, però direi che secondo me, ecco, quel pezzo lì è un pezzo poi per certi versi anche riduttivo rispetto
a tutto il resto che ho fatto e che magari può dare una immagine un po', per certi versi anche un po' sfalsata di quello che è poi il cuore della mia produzione discografica. Comunque, come è nata? Sostanzialmente mi ricordo che ero stato, tra virgolette, convocato da Guè a casa sua, che ai tempi stava in centro a Milano. Io ai tempi andavo all'università, quindi capitava molto spesso che andava a recarlo anche solo per ascoltare musica o cose. E lui praticamente mi propose, aveva una grande idea, cioè quella di fare un pezzo sulla falsariga. Io chiaramente già ai tempi rappresentavo già un po' tutto il mondo del calcio, del tifo, anche degli ultras, eccetera. Volevamo fare la su sua fu l'idea di prendere un po' come riferimento. Te la ricordi il pezzo AS Roma di Brusco, che era un Sì. pezzo che lui aveva fatto su dopo che la Roma aveva vinto lo scudetto. Quindi sostanzialmente mi disse: prova a fare una roba del genere che possa diventare una sorta di item, capito? Di inno per tutta quella grande fetta di tamarri che seguono il calcio, che chiaramente magari filtrata dell'elemento della tifoseria e della fede calcistica. E diciamo che a me, cioè poi nello scriverla, mi era venuta in mente, tutto era partito da cosa? E io poi nel farla ero stato ispirato da un pezzo che usciva in quegli anni, adesso mi sfugge il nome, ma era di Chamillionaire, un rapper che adesso purtroppo si è. E lui aveva ripreso quel frame che, tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma è una sorta di ballata o canzone popolare irlandese. Na 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 Sì. na 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 na. E Sì, lui sì, sì. l'aveva ripresa così. Io poi ero andato in studio da Del, mi ricordo che Del aveva fatto il beat e io gli ho detto: guarda, io ho in mente sta roba che dobbiamo cercare di fare. Quel na 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 io lo voglio mettere in un pezzo, cioè ce l'ho in testa tutto il giorno. L'abbiamo fatta. Poi chiaramente, ecco qua, nello scrivere proprio il pezzo, poi io ai tempi avevo 20 anni, ero dentro poi, appunto, come ti dicevo, in un flusso di stati, di cose, eccetera. Mi è un po', tra virgolette, come dire, scappata la mano, tant'è che penso che quel pezzo della storia sia uno dei pochi brani. Jake me lo disse ai tempi, probabilmente è il primo pezzo nella storia che è stato, tra virgolette, censurato, perché nella versione originale il ritornello aveva un verso diverso che adesso veramente mi imbarazzerei anche a dire, talmente irripetibile. Per fortuna che abbiamo scelto di cambiare delle parole, però era ancora, diciamo, se vuoi, più ivi, più pesante di come effettivamente è uscito. Però comunque, ripeto, croce delizia, perché comunque, cioè, bisogna fare i conti con il fatto che è uno dei miei pezzi, ecco, magari insieme a 500 volt, tra i miei più noti. Quindi tutto sommato, cioè, è una figata, ripeto, non è che lo rinnego a tutti, cioè, ogni pezzo mio è un po' come se fosse mio figlio, a tutti i figli gli si vuole bene, tutto sommato. Chi viene su più dritto e più storto, ma Qui cioè, ovviamente c'è chi ti chiede per quanti anni hai frequentato lo stadio, cioè nel periodo di giorno sacro tu eri uno già da curva, cioè ancora sì. da curva, perdonami. Ancora sì, devastantemente, perché io, cioè, poi è proprio stato il periodo cru. Poi mi ricordo, tra l'altro, appunto, lo volevo dire, mi sembrava che non c'entrava un cazzo, adesso lo dico visto che lo chiedono. Io questo ricordo della presentazione invece al Move Out, che idealmente era più o meno lo stesso periodo, che io ero venuto alla presentazione facendo un dritto allucinante, perché la sera prima ero andato a vedere, cioè io neanche solo il calcio seguivo, ero andato a seguire l'hockey su ghiaccio, i Vipers, in trasferta a Bolzano, 4 ore di furgone, quindi Piazza ero venuto lì. importantissima per l'hockey, piazza Bravissimo, importantissima. era la prima rivalità, capito? Milano-Bolzano. E quindi ero arrivato là così. E quindi ho questo, quindi ero nel pieno, ero assolutamente nel pieno. Io tieni conto che un po' tutti, io probabilmente ho fatto in curva gli anni zero, esattamente, che sono stati un po' quelli coincidenti. Cioè, io tifando Milan mi è andata anche molto bene, molto straluso. Diciamo che il periodo proprio della curva è stato 2003-2009, to, a grandi linee. Ecco, senza andare a fare un discorso di curve che non ci interessa, magari lo faremo in un altro contesto. Secondo te, giochiamo questo parallelismo, Sì. oggi un brano come Giorno Sacro potrebbe nascere
e se sì, da quale contesto? Perché forse quello calcistico non sarebbe più quello così core da tirar fuori. Guarda, farei molta fatica a dirti dove potrebbe nascere, anche perché un po'... veramente dopo quello che è successo 2 anni fa, capito? Un po' dopo tutta questa reclusione forzata, cioè lo sai bene che affronti argomenti simili, cioè tante cose sono cambiate, una serie appunto di movimenti, se non sono scomparsi, sono stati fortemente limitati. Quello che mi viene, ma ancora prima, ascoltando e permettimi di, come dire, non rispondere direttamente alla tua domanda, ma forse andare un po' fuori. Se tu ascolti Benvenuti nella giungla oggi, e a me mi è capitato di farlo preparandomi per questa puntata, mi sembra che racconti proprio una Milano, e in tutto questo sicuramente c'è anche il contesto curva, il contesto centri sociali, se vuoi, che oggi secondo me non c'è più. Non so dirti se nella Milano post Expo o nella Milano di sala, cioè non saprei dirti cosa è stato il responsabile. So che per certo c'è stata una cesura e Benvenuti nella giungla fa parte di un pre che oggi non trovo più. Ti faccio un esempio molto molto pratico, molto concreto, molto plastico. Io l'altra sera mi hanno invitato a cena in isola dietro via della Pergola. Io credimi che in quella zona non ci andavo da 15 anni e io ero rimasto che ad Isola ci andavo, l'ultimo ricordo era probabilmente che avevo visto la finale dei mondiali del 2006 alla Pergola. Ora sai benissimo a cosa faccio riferimento, di cosa sto parlando, cioè non soltanto del centro sociale ma interamente di una zona la cui estetica, il cui immaginario, indipendentemente dal degrado o non degrado, dalla gentrificazione o rivalutazione di un quartiere, è completamente cambiato, capito? Quindi il contesto anche urbano, di quartieri, di immaginario, di vita di Milano, in cui è nato Benvenuti nella giungla, oggi forse io frequento anche meno la città, non lo so, però non lo vedo, e vedo una città profondamente cambiata da questo punto di vista, e quindi mi troverai in difficoltà a rispondere a una domanda come la tua. Non so se tu la vedi simile. Guarda, sono d'accordo col fatto che non ho mai nascosto di vivere in Via Anfossi. Oggi, dove c'era Move Out, vendono tartufi, ok? Cioè il paradosso è proprio quello, no? Capisci. Quindi siamo veramente in un altro contesto. Ma nel contesto del 2008 questo album è uno spartiacque importante. Innanzitutto perché appunto va a rafforzare nuovamente il concetto di Crew. Giustamente vai a citare Roccia Music, disco che oggi si fa veramente a fatica a recuperare. Chi lo possiede su Discogs già ha delle buone quotazioni. Questo credo sia un disco invece un filino più rintracciabile, proprio perché la stampa era stata mainstream, se mi passi il termine. Sì. Forse però, si trova ancora, cioè nel senso a livello di... cioè Roccia Music è un disco che proprio probabilmente non si trova più, sì. Almeno che esatto. Uno non abbia la copia originale del tempo, certo. Esatto. Benvenuti nella giungla è una Dogo All Star compilation. È vero, perché c'era una gang, c'era una crew, c'erano degli artisti che continuavano a farsi sentire sui dischi l'uno dell'altro. Potremmo citare tutti i protagonisti, ma la cosa che, riascoltando il disco oggi, mi ero un po' perso all'epoca, pur conoscendo il brano, ci sono due outsider principali all'interno di questo disco, ovvero ci sono Ensi e Ntò. Questi due effettivamente che legami avevano all'epoca con la Dogo Gang? Allora, intanto ho il tracklist davanti, c'è anche un terzo che, guarda caso, non so se ti è sfuggito, è Duke Montana.
È vero, che era è vero, legato bravissimo. al Truce Clan. E per chiudere il discorso Truce Clan, ti dico anche che mi ricordo che Dogologia, che era il singolo di dell'album di Benvenuti alla Giungla, è sostanzialmente un remix che era già stato presente, non vorrei dire una cazzata, farei un fact-checking in diretta, di Ministero dell'Inferno. Comunque era uscito all'interno di un lavoro di Truce Clan. Rispetto appunto a Ancient O, cioè, innanzitutto erano allora i Club Oro non avevano mai nascosto una grandissima stima, soprattutto nei confronti del gruppo Kossang, cioè al di là della stima, proprio ammirazione, infatti, e io stesso ero un grandissimo fan loro. Secondo me, all'inizio anche gran parte della celebrità comunque dei Kossang è stata dovuta all'endorsement dei Club Dogo. Io infatti, guarda, dei Kossang, se posso dire, cioè dico quello che Carmelo Bene disse all'indomani del ritiro di Marco Van Basten dal calcio, cioè la separazione dei Kossang, la fine del gruppo, per me è stato un lutto che non si è mai estinto e mai si estinguerà. Cioè, è stata la più grande e secondo me anche l'apice della loro carriera, ma non voglio dilungarmi. Però e Ensi anche, invece Ensi rappresentava Torino, infatti il libro Senza Cuore era un pezzo proprio di strada. Secondo me comunque i Club Dogo, anche in parte con tutti questi lavori, penso soprattutto al ciclo che citavi anche prima, dei Fast Life Mixtape di Gue Pequeno, hanno avuto il grandissimo merito di dare comunque visibilità a un sacco di altri artisti italiani, comunque sempre molto affini, legati certamente a un discorso di street rap, eccetera. Però questo è una cosa che va comunque sempre comunque riconosciuta. Cioè, tanti artisti oggi si conoscono perché in quegli anni lì erano presenti in lavori che poi sono diventati cult come questo, ecco. Certo. Questo diventa un cult, e all'epoca quali erano stati, diciamo, i primi feedback che ricevevate? Nel senso, Club Dogo era già una realtà importante perché i numeri cominciavano a esserci già dal 2006, no? Già con Penna Capitale il gruppo, certo, era arrivato a fare veramente dei numeri interessanti. Si portava dietro una gang, spesso e volentieri, per l'esecuzione ovviamente di alcuni brani dove già ovviamente i featuring c'erano, però qui addirittura la gang è la prima protagonista, ok? Cioè il disco parte con la gang, non parte con i Club Dogo, che era ovviamente il nome spendente. Sì, e soprattutto secondo me questo probabilmente è stato il disco che ha dato il là a creare proprio anche l'immaginario della gang, perché tu giustamente prima facevi riferimento al presidente, no? A Francone, e cioè all'interno appunto di questa gang c'erano anche degli elementi che non necessariamente erano legati al contesto musicale, erano né producer né rapper, ma avevano contribuito appunto a creare l'aspetto anche un po' leggendario del collettivo. Mi viene in mente Francone, mi viene in mente Romeo, che tra l'altro era nella copertina. E io, guarda, rispetto ai primi feedback, anche qui un po' ho qualche buco, però sicuramente mi ricordo che c'erano stati dei pezzi assolutamente cult. Su tutti mi viene in mente anche qui il pezzo Italia 90, Piazze, dove tra l'altro c'era Emilio Zio che rappava il ritornello, e tra l'altro si era tatuato sul braccio il testo del ritornello. Mi ricordo questo, mi ricordo la title track, appunto Benvenuti nella Giungla, con un mega ritornello tra l'altro di Marra, il cui video era stato girato alla Trecca a Milano, e nel video, se non ricordo male, figura anche, c'è, è presente anche DJ Enzo.
Quindi, vabbè, c'erano altre hit, proprio street hit, mi verrebbe da dire. Hai comprato là, che riprendeva il refrain di Franchino, che anche qui, scusami, mi distraggo che ogni tanto leggo, anche qui dicevo del brano Hai comprato là, ovviamente tirava in mezzo tutta una serie di gente che aveva frequentato appunto certe discoteche, certi locali negli anni 90. Una roba veramente generazionale, ecco. Giustamente, Camerandre ci dice in Trecca non c'è più la scritta, quella che si vede all'inizio del video. Infatti anche lui aveva ovviamente notato quello che era la Sono location dello shooting. passati, sono passati appunto 14 anni. 14 anni. Sì, poi cioè, appunto, anche qui mi ricordo. Sì, poi vedendo le cose mi si aprono cassette. Tipo, mi ricordo anche il pezzo lì di come si chiama? Con i soldi in testa. Era anche questo un remake di un brano che aveva fatto Marra su uno dei lavori di DJ Sciocca. E comunque Pur Medellin, che era il remix di Puro Bogotà, che era stata Certo. la prima grande hit. E quindi sì, poi vabbè, io mi ricordo sempre con una certa cioè un certo piacere il concerto di presentazione ai magazzini, che forse era stato anche la prima apertura di un certo livello che avevo fatto, perché poi avevo aperto tante robe dei Club Dogo, di Marra, ma negli anni seguenti, e se non ricordo male, noi eravamo praticamente vestiti tutti uguali, ma modello quasi, se non ricordo male, modello quasi Public Enemy, capito? Maglietta nera, bandana con sopra il cappello. Ancora ci si trovano dei video di quella serata mitica su YouTube, che chiaramente sono fatti ancora con degli iPhone, cioè non neanche degli iPhone, cellulari pre-smartphone, e quindi si trova tanta roba. Però io ho questo ricordo proprio lampante, che io ero entrato, io praticamente aprivo con Montenero, e io stavo sempre facendo che se devo aprire di oggi, e io avevo fatto solo, ero ancora dietro, non ero salito sul palco, dal camerino, tipo sai quando provi il microfono che neanche sai se vai, e io avevo sentito dall'altra parte un OG. Oh, Dio! E ho detto, e c'erano. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ricordo quei periodi, poi appunto cominciavano anche non soltanto, si manteneva il rapporto con i centri sociali e con un certo tipo di contenuti e si ritrovano in questi brani, perché A voglia. riascoltandoli, cioè, anche Guè andava giù fortemente su determinati temi, e questa è una delle cose che ho apprezzato in assoluto di più di questa produzione. Però c'era anche il corteggiamento, no? Dei locali un po' più blasonati, no? Quindi le serate di Five Star con gli amici Max Brigante, eccetera, che giustamente voleva portare ciò che era la realtà dei Club Dogo e tutto ciò che ci stava intorno, però in un contesto decisamente meno street e più posh, se mi concedi il termine, però sicuramente davanti a un pubblico nuovo di ragazzi entusiasti che giustamente a D.O. rispondono G.O. Esatto. Sì, che poi comunque era qualcosa di comunque molto, molto coerente, nel senso che secondo me comunque i Club Dogo, soprattutto, ma tutta la Dogo Gang, ha sempre camminato su quella linea a metà di quei due mondi, che se ci pensi anche questa è una cosa tipicamente milanese, no? Quella di sapersi sedere a più tavoli, ma quella di avere un piede comunque nella strada, e un piede magari, come dici tu, nel locale pettinato, cioè di avere le mani alla ringhiera e lo sguardo verso il sogno americano, no? E quindi no, non ci vedo una contraddizione, o comunque, se c'è una contraddizione, è una contraddizione che è l'anima stessa della città. Assolutamente, assolutamente. E visto che abbiamo citato Guè, in realtà, ascoltando anche le ultime cose
fatte da Cosimo, si ritrova la strada tanto quanto si ritrova l'high level del millionaire. C'è ovviamente tantissima strada. Mi ricordo appunto Italia 90 è esattamente quel brano, cioè è un brano quasi descrittivo, geografico, no? Infatti, dove, vabbè, ma quella è forse uno dei pezzi più, cioè, se mai fosse possibile fare una classifica dei pezzi di Jake, perché lui, ecco, secondo me Jake nella strofa forse è, ma ancora oggi, assolutamente inimitabile, cioè nella 16, la densità che ha una 16 di Jake, io credo che nessun rapper in Italia ma riesca manco ad avvicinarsi. E comunque quello è uno dei brani probabilmente iconici di Jake, e che sarebbe un bene che magari la new generation, che temo molto spesso in alcuni casi nemmeno conosca questo lavoro, recuperi, perché esattamente come dici te è una mappa di Milano, proprio dove lui cita quartieri, cita vie, e poi ripeto, c'è quel leggendario ritornello, chiaramente che ha appunto, ovviamente l'ha scritto Jake, ma l'ha reinterpretato Emi, che dà quel tocco anche proprio di credibilità in più. Poi appunto erano, cioè nella logica, sai bene, di strada, anche tutte queste cose per quel pubblico lì che c'era a quei tempi, vedere Emi che rappava il ritornello era proprio qualcosa di galvanizzante, capito? Che oggi magari chi non riesce a, chi non c'era in quel periodo, non forse non riesce proprio neanche a concepirla, il livello appunto di leggenda della roba. No, ma è vero, cioè c'erano questi elementi, come citavi prima, al di fuori del contesto prettamente produttivo musicale, Francone, Emi, che quando salivano sul palco c'era l'ovazione, tanto quanto quando salivate tu o Monte o chi poi Esatto. realmente prendeva in mano il microfono. Senti, quanti di questi brani si sono portati dietro gli artisti? La faccio più semplice. Quante volte ti è ricapitato nei contesti extra Dogo Gang, quindi magari più Club Dogo, Marracash, eccetera, di sentire o riproporre questi brani, trovarsi in set list, insomma. Trovarsi, scusa, in. Allora, Trovarseli nella setlist di un concerto di Marra, dei Club Dogo. vabbè, partendo da me, il mio sostanzialmente, ma mai, per ovvie ragioni, non ho mai potuto eseguirlo dal vivo perché era meglio evitare. Però rispetto agli altri, allora mi viene in mente, ma guarda, adesso in realtà a guardare bene, credo che questi brani siano stati eseguiti live soprattutto in quel periodo lì, nei concerti di presentazione, quelli che ci sono stati. Perché effettivamente non mi viene in mente che hanno avuto una declinazione live così potente magari nei live del Club Dogo, se non magari quei brani sicuramente come Benvenuti nella giungla o come Dogologia, che come diciamo macro categoria sono assimilabili a Puro Bogotà, perché ci riproponevano quella forma, anche qui quella forma canonica anche da concerto, che erano i Club Dogo, Marracash e Vincenzo da Bianfossi, perché Vincenzo da Bianfossi ai tempi era presente in tutti i concerti, in tutto il tour dei Club Dogo, faceva adesso dire in realtà anche qui rispetto a Vincenzo da Bianfossi che faceva le doppie voci è quasi riduttivo e sminuente, perché la presenza anche fisica, oltre che vocale, di Enzone nei concerti dei Club Dogo era assolutamente devastante. Cioè, oltre a tutta la sua, le sue mega strofe, mi viene in mente Sangue Filigrana, Puro Bogotà, questi brani qui, lui comunque aveva un impatto scenico che era una componente fondamentale dello show e dei live dei Club Dogo. Quindi di questo ci tengo, insomma, nel mio piccolo a riconoscerne il merito, più che altro perché, sai,
Per me è importante che magari chi non c'era, per ragioni meramente anagrafiche, uno non è che può dire, ma tu non sai, a un ragazzo che magari oggi non c'era, non sa che c'erano questi lavori, che i Club Dogo hanno una storia antecedente, le carriere soliste, eccetera. Però è bene che sappiano tutto questo, ecco. Ecco, sì, importante proprio per le nuove generazioni c'è chi come Tequila ci dice com'è possibile che dopo tutti questi anni certi giovani ascoltino così assiduamente rap antico e non si sia contenti delle canzoni moderne, a parer personale neanche considerabili canzoni rap e poi ovviamente aggiunge il rap senza rime è un controsenso, rap perché non chiudono le rime, sono come i calciatori che Questa è una rima segnano con mia, le guardate mani. come certo. Eh sì, vabbè, questa non posso che auto laicarmi perché l'ho scritta io. Guarda, cioè, purtroppo non rischio di cadere nella banalità quando e non mi va nemmeno di fare, come dire, una reprimenda delle nuove generazioni che fanno dei testi. Non lo so, francamente, cioè, probabilmente quelli erano dei brani. Io ancora molte di queste cose, se le ascolto, mi trasmettono determinate vibrazioni. Ora, non ti saprei dire se è un po' l'effetto nostalgia di cui parlavi prima. O è effettivamente il tentativo, comunque erano dei brani che cercavano anche magari quelli più zarri di raccontare, di esprimere qualcosa e quindi c'è, non lo so, un contenuto o un messaggio che oggi non riesco a ritrovare o semplicemente, come dire, anagraficamente parlando, per ovvie ragioni non sono toccato dai testi. Tutti no, ma dalla gran parte dei testi che sento oggi, perché generalizzare sarebbe sbagliato, anche non è vero, perché a me c'è tanta roba che ascolto. Mi viene in mente un brano, adesso sto proprio parlando a caso. Io quando ascolto certe robe di Gianni Bismarck, per dire, ritrovo tanto di quella cosa lì, mi parla e mi ritrovo un po', probabilmente lui è anche uno che probabilmente anche ha preso quella lezione e si sente. Certo che innegabilmente lì c'è stata una stagione di rap particolarmente creativa, che non so se poi si è diluita, barra persa nel tempo, però era una roba anche probabilmente figlia di tutte le cose che quando non hai, cioè ai tempi probabilmente nessuno pensava che con questa cosa, non ti dico, magari sì, sarebbe potuto diventare un lavoro, ma nessuno secondo me pensava che potesse diventare grande come adesso. E quindi anche un po' da quello stato comunque di incoscienza, di totale libertà creativa, come accade sempre nell'arte, venivano fuori robe del genere, ecco, non lo so. Hai toccato un argomento che stavo tenendo appunto per la fine, ovvero la trasformazione da un mixtape così importante, da un disco comunque addirittura su major così importante a quello che è il lavoro, quindi a farlo diventare la propria professione. Ricordi, allora hai citato prima questa cosa bellissima che io non avevo associato facendo il gioco del se fosse la presentazione di Badabun Ciaccia di Marra prima del live di Benvenuti nella giungla. Molti dei rapper che sono presenti ovviamente in questo disco cominciano poi con delle vere e proprie carriere. Io ricordo addirittura, adesso non so quanto tempo passò da Benvenuti nella giungla all'uscita di un disco che per me è cuore puro, perché l'hai citato prima, che era VIP, Very Impronta Popolare di Vincenzo. Non mi ricordo esattamente in che anno uscì, Secondo me, però. perdonami, tu non è che hai in mente L'ora d'aria di Vincenzo Bravo, no, Lavianforte? L'ora d'aria, Very Impronta L'ora d'aria, Popolare. Sì, capolavoro, ragazzi, bravo. capolavoro dell'underground italiano, uno dei migliori dischi di quell'epoca. Chi non lo conosce lo vado a sentire, devastante, bellissimo, dei pezzi che sono tuttora delle perle. Io riproporrei, perdonami se ti ho interrotto, oggi più che mai. Andatevi a ascoltare, meriterebbe un ascolto un pezzo come Somalia di Vincenzo Davian Fossi,
visto anche il periodo di merda che stiamo vivendo, un pezzo, guarda, solo a pensarci mi vengono i brividi. Ecco, sì, bravissimo. Mi ero confuso con la produzione che poi ha seguito. Effettivamente, in quel periodo, questo mixtape dà la possibilità a tanti artisti di buttare fuori A me qualcosa di stesso. loro. Esatto. E lì arriviamo fondamentalmente alla conclusione della nostra chiacchiera. Da quel contesto, che cosa arriva da parte di colui also known as Ted Bundy, che poi diventerà appunto Ted B, e poi arriveremo al presente. Guarda, io voglio dire, non l'ho mai nascosto. Io chiaramente. Poi a me nel corso del tempo, anche esplicitandolo in un certo qual modo, mi è piaciuto crearmi anche una identità parallela, no? Non dico alternativa, ma parallela a quello del contesto di Crew, se vuoi anche con ambizioni volontariamente più di nicchia, ecco. Però ovviamente gran parte della, cioè, mentirei se dicessi comunque che gran parte anche del mio zoccolo duro di fanbase o persone che per la prima volta magari mi hanno conosciuto lo hanno fatto grazie a lavori come Roccia Music, come Benvenuti nella giungla, come Lora Daria stessa o altri lavori fatti all'interno e che poi appunto mi sono portato dietro per ascoltare appunto le mie follie soliste. E poi soprattutto quello è stato un periodo dove io poi appunto come ti dicevo aprivo spesso i concerti, quello, i concerti poi dei Club Dogo di Marra. Gli anni erano appunto il 2009, 2008, 2009, 2010, quindi mi ha dato anche comunque la possibilità appunto di fare palestra, di esibirmi su palchi come il Live Club, cosa lì si faceva sempre l'Alcatraz, i magazzini stessi. E quindi diciamo appunto è legato ad un periodo comunque tutto quello, cioè diciamo Benvenuti nella giungla probabilmente è il simbolo di un periodo in cui quella crew lì era anche molto 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 unita, ha di fatto cambiato, influenzato tutto quello che è stato il percorso del rap successivo. Cioè, banalmente, gang è un termine che prima non esisteva, oggi sono tutte gang, capito? Tutto da lì viene fuori. E quindi uno dei periodi sicuramente più floridi per il rap italiano e anche, voglio dire, per la mia vita personale. Quindi è ovvio che ripensando a quel periodo, cioè, lo guardo sempre con un pizzico di nostalgia, ma comunque, ecco, sono delle. Cioè, se mi si chiama come oggi a parlare di questo periodo, io lo faccio con grande piacere. Poi, ognuno. Poi, magari, tante cose sono cambiate, eccetera, però. È così. Disco che per me è stato fondamentale a livello di ascolti, disco che è stato fondamentale nella storia del rap italiano. Andando avanti di pochi anni, in realtà poi arriverà un'altra realtà, non l'abbiamo citata nella chiacchiera che abbiamo fatto fuori onda, perché poi alcune crew si presentano al mondo del rap italiano, ma non sono delle vere e proprie crew. Cioè, io ho adorato il lavoro fatto soprattutto nei primi due mixtape di Macete, ok? Hanno coinvolto dei rapper di grandissimo talento, hanno fatto cose incredibili. Per me è stato bellissimo sentire un brano come King Supreme, che secondo me aveva un grandissimo impatto da crew, ma non si trattava di una crew. Cioè, questo secondo No. me è una delle cose da sottolineare in rosso, ma non in senso negativo, senza nulla togliere, ripeto, a quelle produzioni che secondo me sono state altrettanto importanti per una generazione successiva, perché arrivavano più o meno nel 2011, 2012, 2013, però non c'era quel senso di unione, unità e Appartenenza. Esatto, appartenenza. perché poi vabbè, veniva fuori dal basso, di fatto alla base comunque c'era un
veramente un contesto di amicizia, cioè, sai, come una compagnia, no? Si potrebbe dire, come quando sei ragazzo, hai la compagnia che ti becchi in quel posto lì. Era quella roba lì da cui poi ovviamente è tenuta unita dal collante musicale, però diciamo che il nucleo originario era legato soprattutto da rapporti d'altro tipo. Infatti a me mi verrebbe in mente che se, cioè io ho sempre pensato che in qualche modo se c'è un parallelismo della Dogo Gang era un po' una spaghetti funk del decennio successivo, no? Forse quello che era la spaghetti funk negli anni 90. Poi per certi versi è stata la Dogo Gang 10 anni dopo, e poi anche secondo me, onestamente, un'altra Dogo Gang, boh, non l'ho più vista io, onestamente. È proprio lì, infatti, sottolineavo il fatto che poi, ovviamente, col fatto che il termometro del rap italiano stava cominciando veramente a scaldarsi tanto, sono uscite delle bellissime produzioni, delle meravigliose collaborazioni, dei grandissimi mixtape, ma forse si è perso proprio un po' quel senso di gang, di appartenenza, eccetera, che potete tranquillamente andare a riascoltare in questo disco. Un disco che ovviamente è terribilmente streamabile, ma averlo fisico e averlo comprato da Moveout, secondo me, è un piccolo fiore all'occhiello. Marco, grazie mille per la tua disponibilità. Come sempre, Grazie mille a chiudiamo te. cercando di anticipare qualcosa che ti riguarda un po' più da vicino, senza dare date, senza dare titoli, ma No, no, facendoci ma inorridire un po'. molto volentieri. Allora, spero, ma spero sicuramente a brevissimo, prima sicuramente dell'estate, dai, mettiamola così, uscirà il mio nuovo album. Secondo me, ecco. Abbiamo parlato di nuova e vecchia scuola. Sono molto contento perché, soprattutto del livello, ecco, facciamo un po' di promo fatta bene, del livello di featuring, perché ci sono almeno due featuring, secondo me, che faranno molto parlare. È un disco assolutamente hip hop, però diciamo con due nomi abbastanza grossi della vecchia e della nuova scuola, che secondo me la gente quando li leggerà dirà: cazzo, che bella combo, Ted B con questo e Ted B con questo. Quindi questo te lo posso dire. Te Molto lo posso bene. dire perché tu sai molto di più, dai, mettiamola così. Esatto, però manteniamo il ruolo come ci hanno insegnato gli stessi Club Dogo, no? Per la promozione di un evento e di un disco. Marco, grazie mille come sempre. Per chi ci segue in post, se avete delle domande, degli argomenti che vorrete andare a toccare magari nei prossimi mesi, noi siamo a disposizione. Grazie mille, buon ascolto. 14 anni, benvenuti nella giungla. Bella raga!